Seconda parte della prima puntata della terza stagione del podcast. In questa occasione ti dico la mia sui personaggi della 5.0, ovvero il signorino Kinish, la signorina Moalani e anche la signorina Cascina. Okay? Oltre a qualche altro dettaglio per quanto riguarda le armi e gli artefatti. Che sono tutte cose del quale abbiamo in realtà già parlato ieri. Ma non avendo tutte le informazioni di questo mondo, appunto, ho deciso di riregistrare il tutto. Va bene? Allora, se vai a vedere su One Hunter ci sono ovviamente le pagine dedicate ai personaggi. Ora, io non sto qua a dirti. Vita, morte e miracoli, perché non penso che sono la persona più adatta per farlo, anche perché mi annoierei pure io. Quindi te li faccio vedere solamente di sottofondo. Come vedi qua, vedi, ci sono i vari personaggi. Questo è Kinish, Moalani e la signorina Cascina. Lui è un DPS dendro, lei è una DPS hydro e lei può essere sia sub DPS sia support. Può fare il danno sicuramente sì, ma non è il miglior personaggio, appunto, per quanto riguarda questa statistica. Altre formazioni generiche. Lui utilizza la Claymore, ovviamente 5 stelle. Scala su attacco, quindi tranquillissimo da buildare. 5 stelle, Catalyst, Hydro. Si gioca essenzialmente scalando su HP. Molto semplice, è essenzialmente come Yelan. Quindi non c'è split Scaling, molto tranquilla. Mentre invece la signorina Kashina polearm, quindi lancia, geo, 4 stelle e lei scala su difesa. Tutto su difesa, eh? quindi non ti devi preoccupare anche qua di split scaling o altre cose. Una cosa importante che però hanno in comune questi personaggi è che all'interno di Natran ci sono praticamente 2-3 meccaniche nuove. Che cosa sarebbero queste meccaniche nuove? Sono essenzialmente una cosa legata sia agli elementi osauri. È un'altra meccanica che si chiama flogisto o qualcosa del genere. Non mi ricordo qual è la traduzione in italiano. Che... Praticamente che cosa ti vanno a dire, appunto, con questa robina qua? Che mentre tu vai ad esplorare Natran... Guadagni questi punti, appunto, di, di flogisto. Che è essenzialmente una barra che tu vedi sulla barra degli HP rossa. Con questa nuova barra tu puoi fare degli attacchi in più. Puoi fare più danno. E la vai a guadagnare facendo diverse cose, appunto, all'interno del mondo di gioco. La cosa interessante... Per sfruttare al meglio questa meccanica, è che mentre tu hai appunto questa barra attiva con un po' di, di punti di questa energia, puoi essenzialmente fare una cosa simile a quella di -Kai Impact Impacted, di Zelda Zone Zero e giochi affini anche V3 Waves, cioè che mentre tu fai una schivata, stai correndo, fai un salto qualcosa del genere, la barra dove ci sono i personaggi sulla destra, non ti dico che va a tiltare, appunto, come un Kai okay, Impact 3, Amazon Zero, Wooter in Waves, giochi affini, però va a diventare rossa. Questo che cosa significa? Che tu puoi switchare subito sul personaggio che fa un'abilità collegata, e quindi facendo questa abilità, essenzialmente si muovono in avanti e ti rende l'esplorazione un pochino più fluida. Okay? Questo è un incentivo che hanno messo gli sviluppatori per dirti guarda gioca con i personaggi di Natran all'interno di Natran per avere appunto un aiutino in più. Se vai a vedere il kit di questi personaggi, ognuno di loro ti andrà a dire che può guadagnare determinati punti di un effetto di stato e quando hai questo effetto di stato puoi fare determinate cose con il personaggio. Ti faccio un esempio stupido così magari mi capisci senza fare troppi giri di parole. Il personaggio di Kinish può letteralmente utilizzare un rampino, okay? Questo lui lo può utilizzare sia per attaccare, sia per esplorare. Quindi, quando tu premi il tasto della skill, puoi essenzialmente decidere dove vuoi andare e lui va in avanti. Mentre invece, in combattimento, la cosa è un pochino più particolare, perché invece di agganciarsi nell'aria, si aggancia sul nemico. Quindi quando sei agganciato al nemico, gli giri un pochino attorno facendo degli attacchi, caricando un attacco speciale caricato che devi fare sempre con eh, l'Elemental Skill per fare un danno. Mentre invece per esempio sulla signorina Wolani, come funziona questo? Che lei comincia a muoversi sullo squalo, come la vedi appunto anche all'interno dei vari teaser che ti hanno mostrato, e ogni volta che tu vai ad entrare in contatto con un nemico lei guadagna uno stack. Quando hai tre di questi stack puoi fare un attacco caricato particolare, che fa un botto di danni in più. Ok? Quindi essenzialmente hai presente Sayu, che quando va a toccare i nemici va a triggerare la reazione, e quando triggerà la reazione puoi essenzialmente curare i personaggi. Ecco, lei va a guadagnare uno stack per fare più danni. Molto semplice. Mentre invece la signorina Cascina, essenzialmente, che cosa va a guadagnare? Un effetto particolare della sua turbotrottola. Hai presente nel primo teaser di Natra quando vedi il personaggio che sta lì, appunto, all'interno di quella specie di macchinina che è un vortice, ecco, una turbo la l'hanno chiamata in inglese e in italiano. Che ha degli effetti diversi: può fare danno ad area appunto di geo, può fare cristallizzazione e diverse altre cose. Insomma, si può muovere. Quindi essenzialmente tu hai tre personaggi che fanno cose diverse, che però sfruttano questa nuova meccanica, quantomeno queste nuove meccaniche di Natron, per muoversi meglio durante l'esplorazione e anche per fare delle cose aggiuntive all'interno del kit, o quantomeno anche di eh, abilità e non solo. Va bene, questo è per sommi capi quello che hanno appunto questi personaggi. Poi l'altra meccanica nuova che ti ho bene o male preannunciato prima è quella degli Elementosauro. Perché, appunto, se ti vai a vedere la prima parte di questa puntatina del podcast, noterei che ti avevo detto che puoi rinominare il tuo Elementosauro o qualcosa del genere. Alla fine avevo ragione io. E oltre a questo, lo puoi anche controllare. In combattimento, per fare dei puzzle, o appunto anche in battaglia. Ora, non è utilissimo in battaglia, da quello che mi è parso di vedere, però è una possibilità perché letteralmente tu puoi girare all'interno di Natran con l'elemento osauro che lo controlli tu. Poi questo ovviamente è situazionale, non è che tu appena vai a Natra sblocchi tutto. Non funziona appunto così. Però detto questo, che cosa vi posso dire di più per quanto riguarda questi personaggi, senza entrare così tanto nel dettaglio, anche perché, ti ripeto, ti basta andare a vedere qua su One Hunter, trovi tutta la descrizione anche in italiano dei loro kit. Diciamo che in linea generica, Kinish è un buon DPS, non il migliore, dentro probabilmente. La signorina Moalani è uno dei migliori DPS Hydro in circolazione. Colazione, l'unica cosa brutta, però, è il suo stile di gioco perché non è così tanto semplice come lo è Villette. Quindi, nonostante può fare un bel po' di danni, non è così tanto utilizzabile, versatile, se così lo vogliamo definire. Mentre invece la signora la Cascina, come ti ho detto prima, sub DPS, cristallizzazione, queste cose qua scala su difesa. Però, quello che devi capire di questi personaggi è che sfruttando queste meccaniche di Natran nuove, loro hanno uno stile di gioco completamente diverso. Questo che cosa significa? Che come ti ho detto prima, il signorino Kinish va ad utilizzare questo rampino per attaccarsi al nemico. Tu gli giri attorno, fai tipo tre attacchi, poi fai l'attacco caricato con la skill e continui, fino a quando non fai la sua elemental burst e fai un pochino così la rotazione. Con la signorina Molani è la stessa cosa, fai l'elemental skill tenendo la premuta, ti vai ad attaccare al nemico, quantomeno lo vai a toccare tre volte, fai l'attacco caricato, poi la burst e queste cose qua. Il problema, però, di tutte queste cose qua, che magari l'avrai intuito se sai un pochino di, di Genshin Impact, è che non c'è resistenza all'interruzione. Quindi, questo che cosa significa? Che mentre tu fai l'animazione puoi essere interrotto. Se viene interrotto, sono cazzi perché non fai danno, perché sprechi il tempo della tua abilità elementale, che ovviamente va in cooldown, e quindi perdi l'occasione di fare danni. Quindi, nonostante sono dei personaggi belli, carini, molto forti, soprattutto la signorina Malani. Hanno questa problematica perché non hanno resistenza all'interruzione e non hanno possibilità di avere uno scudo al di fuori appunto di Cascina che lo fa con il Geo. E quindi questa è la problematica. Vuol dire che nella creazione del party devi metterci un personaggio che gli permette a questi PG di starsene tranquilli e di fare tutte queste azioni. Questo è importante da specificare perché anche un'altra cosa che non ti ho detto prima, il signorino Kinnish per esempio, dato che ha questa abilità elementale che la puoi utilizzare in due modi, sia con il rampino per l'esplorazione e sia con il rampino per attaccarsi al nemico, alcune volte ti può capitare anche in combattimento che tu premi il tasto dell'abilità elementale e il rampino non va sul nemico. E quindi che cosa succede? Che invece di fare l'abilità elementale per fare danno, fai quella per l'esplorazione. Che non va bene perché non fai danno dentro. Vai a lanciarti in aria, fai l'attacco in picchiata e basta. Quindi pure questo può essere complicato. Capito? Devi fare attenzione, perché sono tutte delle animazioni che il personaggio deve fare correttamente, altrimenti non riesce a sfruttarla al massimo. Mentre invece, la signorina Mualani, che ti ho già anticipato prima, lei fa un ottimo danno, Veramente molto alto, Può arrivare anche a un 100k con eh, C0 e la sua arma Refinement 1, che tra l'altro la puoi anche sostituire con l'arma di Neo Villette, nel caso dovessi averne anche una seconda copia. Però non è un danno costante, perché tu devi perdere tempo per fare l'Elemental Skill, girare attorno al nemico, andargli vicino, toccarlo tre volte e poi fai il danno. Non è la stessa cosa di un Neo Villette che premi Skill, Attacco e e vai o quantomeno Bars e Attacco Caricato, senza contare che, adesso ti vado un pochino a parlare, non tanto delle armi che ci arriveremo dopo, un discorso un pochino a parte questo, ma ti voglio parlare degli artefatti nuovi che hanno messo all'interno della 5.0, te li faccio vedere qua, che sono praticamente questi, ok? Ora, per dirle in breve, essenzialmente hai un artefatto per fare più danno e un artefatto per darti, Qualcosina di più, un sub DPS e qualcosina del genere. Questo qua che si chiama Scroll of the Embered Cities Hero... È praticamente quello che ti serve appunto per fare DPS. Quindi è quello che tu vorresti dare a Kinish e anche a Mualani. Per quale motivo? Perché essenzialmente ti va a dare più danno elementale e più danno fisico. Quindi è praticamente un artefatto molto generico. Però in realtà non è così. Per quale motivo? Perché... Devi triggerare un Night Soul Burst. Che cos'è questo Night Soul Burst? È praticamente questo effetto di stato che tu vai a triggerare con i personaggi di Natran. Se non sei effetto da questa roba, qua, questo effetto di stato, quantomeno questo artefatto, non lo sfrutti appunto al massimo. Quindi, nonostante sia appunto una scelta molto generica per dare un bonus al danno elementare di qualsiasi tipo, e anche danno fisico, devi assicurarti di utilizzare un personaggio di Natran per fare questa robina specifica. Poi è vero che puoi sostituire questo artefatto con altre cose, eh? assolutamente. Volendo, volendo alla signorina Monani, gli puoi dare anche che ne so, il cacciatore di Mara Chiaus, per dire, eh? o che ne so, anche al personaggio di Kinesh potresti dargli un set per fare più danno dentro. Non è, non è che non si possono utilizzare alternative. Però se vuoi fare appunto qualcosa di specifico per i personaggi di Natran, questo tipo di artefatto funziona specificatamente per i PG di Natran. È la stessa cosa anche questo qua che ti va essenzialmente a dare un pochino di danno in più e un pochino di crit rate in più. Poi, sinceramente non ho visto persone provare tutti gli effetti di questi artefatti, quindi non ti so dire Qual è la build vera e propria da utilizzare appunto su questi nuovi PG? Ma penso e credo che su Kini e Shamualani puoi, appunto, utilizzare questi due artefatti che funzionano in questo modo qua. Ok, cioè se vai a metterci qualcos'altro non dovrebbe funzionare al massimo, e questo qua. Ti va a dare un minimo aumento al danno... Che non va a giustificare appunto a metterlo... Ad un personaggio che dovrebbe essere DPS... Detto questo però ti posso dire qualcosina di più... Per quanto riguarda le armi... Perché ti ho già preannunciato prima... Che l'arma di Molani la puoi sostituire con quella di Novilette Perché scala ovviamente su HP%... percentuale, Perché ti dà quella statistica... Poi ha Crit Damage come eh, statistica secondaria... Quella di Kinish ha Crit Rate invece... Come statistica secondaria... E questa essenzialmente ti va a dire che dopo aver colpito... Un nemico con la, la sua Elemental Skill... E andiamo a triggerare una reazione di Burning, Barge, insomma queste cose qua. Riusciamo a fare un pochino più di danno con l'Elemental Skill e l'Elemental Burst. Ok? Quindi anche questa è un'arma un pochino specifica, un pochino strana. Volendo, si può utilizzare anche su Diluc look o personaggi simili: nel senso che fare una reazione di Burning e Barge, volendo lo puoi fare anche con lui, e puoi aumentare il danno della sua Elemental Skill e Elemental Burst. Certo, di Luke fa molti danni in questo contesto, però dovresti ignorare gli attacchi normali. Non lo so, scelte piuttosto strane. Mentre invece le altre armi 4 stelle che ci sono all'interno di questa patch sono abbastanza semplici. Non ti vado a descrivere bene o male i talenti, perché li puoi trovare appunto su Oni Hunter. Però quello che ti voglio dire è che hanno messo, per esempio, una spada che scala in difesa. Quindi, tecnicamente la puoi utilizzare su Albedo incredibilmente non è arrivato, quantomeno non è tornata la Cinnabar Spindor, ma ti hanno messo appunto una spada 4 stelle che, che scala su difesa, poi c'è una Claymore che scala su attacco, ed è legata alle reazioni di Pyro, va bene, poi che cosa abbiamo, una Lancia che scala anche questa su difesa, un Catalyst, o quantomeno due Catalyst che scalano su, su HP, quindi... Potresti utilizzarle sia per fare danno, magari anche per utilizzarle su qualche curatore, e poi c'è un arco che scala su attacco, quindi queste sono bene o male le informazioni gente per quanto riguarda armi, artefatti, stile di gioco, build e anche appunto quello che vedremo nella 5.0. Magari non ti ho specificato come costruire le build di questi personaggi, ma penso che sia abbastanza ovvio, cioè dobbiamo specificarlo... Essenzialmente su un personaggio come lui, attacco percentuale, dentro damage, crit rate, crit damage. Su di lei, HP percentuale, hydro damage, crit rate, crit damage. Poi volendo qualcuno ti dirà che volendo le puoi dare anche 2 HP percentuale, secondo me non ne vale la pena, mentre invece lei la puoi fare difesa, geodamage, crit rate, damage. Poi se gli vuoi dare tutto difesa, vedi un pochino tu. Però insomma, gente, queste erano bene o male tutte le informazioni. Ti ripeto, fa' attenzione agli artefatti, fa' attenzione alle armi e soprattutto fa' attenzione a queste nuove meccaniche di Natran e come queste vanno a, essenzialmente, a guidarti appunto nel sfruttare al meglio le eh, possibilità, o quantomeno le abilità di questi personaggi perché... È chiaro che Oivers ti dà un incentivo per utilizzare personaggi di un certo tipo all'interno di un contesto specifico. Questo non significa che il gioco non si apra ad altre soluzioni, però se vuoi fare le cose al meglio, questo è il modo in cui devi giocare questa roba.